Ciao a tutti, vi parlerò oggi della minatrice degli agrumi, in particolar modo dei limoni, che si manifesta con queste foglie coperte con una pellicola trasparente e in cui si manifestano queste piccole gallerie. Vedete qui chiare. Se si gira la foglia si vede un po' disseccata. Queste Ecco qua, prendiamo una foglia in cui ho visto prima che c'è una larva. La larva, ecco, la vedete lì al centro, coperta da una membrana protettiva trasparente. Questa larva, si vede la galleria scura che ha scavato, e scavano delle gallerie. Adesso sono a riposo, siamo ai primi di gennaio. Sono a riposo, poi con i primi caldi in primavera iniziano a trasformarsi in adulti. Hanno una dimensione simile, all'incirca 2-3 mm. Avrà una dimensione che è un colore scuro, molto allungata, 2-3 mm di lunghezza. Provocano questi danni nelle fogliame, soprattutto giovani, che poi tende ad accartocciarsi e a disseccarsi. La cura consiste nella potatura, la cura biologica è nella asportazione dei rami malati, anche se danneggia un po' la pianta, compromettendone la produzione, in quanto i fiori sono appunto nei rami più giovani, perché questi insetti scavano logicamente nelle foglie giovani le loro gallerie, e i danni che provocano, quindi colpiscono la parte giovane. Quindi compromettono la fioritura e la crescita. Non del tutto, in quanto se uno periodicamente effettua delle potature si riduce. Volendo si può anche evitare di potare, la pianta assumerà un aspetto deperito, ma con opportune concimazioni e soprattutto per piante in piena terra la pianta riesce a comunque a fruttificare, ha un aspetto non verdeggiante, ma comunque continua a fruttificare. In alternativa bisogna effettuare dei trattamenti chimici con prodotti sistemici, prevalentemente a base di un prodotto commerciale che entra in sistemico, quindi che entra in circolo nelle cellule della pianta. Si fanno trattamenti ogni 4-5 settimane o anche ogni 8 settimane, da fine aprile a fine ottobre. Entrando in circolo, il prodotto avvelena gli insetti, elimina anche tutti gli altri insetti e appunto, quindi un po' forse non conviene usarlo, ecco, in quanto che avvelena anche a minimi dosi, però avvelena anche i frutti. Arrivederci e buon proseguimento.